terza edizione di Avrò cura di te, che porta la prevenzione a Camerota. Si rivolge ai giovani con il convegno sulla droga, si rivolge alle donne con la visita gratuita al seno, agli uomini per la visita alla prostata. Qual è il vero messaggio che volete portare a Camerota con questa iniziativa? E può diventare un'esperienza più vasta, secondo lei? E in che modo? Sì, lo spirito di questa associazione è proprio quello di dare uno stimolo alla prevenzione, e prevenire è meglio che curare. E quest'anno infatti, non a caso, siamo entrati in collaborazione con la LILT, con la Lega Italiana Lotta ai Tumori, che organizza e previene manifestazioni in tutta Italia. Non a caso il 25 settembre la LILT organizza parte il cosiddetto mese rosa, la prevenzione in tutta Italia, e la nostra manifestazione che è iniziata oggi ma che proseguirà domani con le visite gratuite è la prima, pensate, è la prima manifestazione in tutta Italia, perché siamo associati alla LILT. Infatti domani verrà il presidente della LILT della sezione di Salerno, dottore Pistolesi, con la moglie che è il primario di oncologia dell'ospedale San Leonardo, e che faranno le visite gratuite al seno. Cosa è importante far arrivare alla popolazione di Camerota rispetto alla prevenzione? Non c'è una vera e propria cultura, secondo lei? Guardi, non so se c'è questa vera e propria cultura, ma lo spirito di questa associazione è di dare qualcosa di concreto. Noi siamo, Camerota è lontano dai centri, da Sapri, da Vallo della Lucania, i costi per arrivare in questi centri, le difficoltà per le prenotazioni, è dare qualcosa di concreto. Ecco perché è nata l'idea, nello spirito di San Pantaleone, che è il nostro protettore. Ok, grazie. Grazie a te. Prevenzione e salute nella comunità di Camerota, un'esperienza interessante che porta la salute appunto al centro dell'interesse della comunità. Nell'esperienza cristiana invece come possiamo interpretare questi momenti? Allora, innanzitutto bisogna ringraziare Giovanni Ruocco per ciò che ci ha offerti già da 3 anni, no? Il quale è presidente da quest'anno, e c'è una stretta collaborazione sia con la comunità di Camerota e anche quella di Ricusati, ma che abbraccia tutto il comprensorio del nostro comune. È importantissimo questo momento perché la Chiesa fa sentire realmente la vicinanza non solo della persona, ma la vicinanza di Dio. Il Signore ha sempre avuto cura dei malati, no? Anche nel Vangelo più volte l'ha detto, no? Io sono venuto per i malati, non per i sani. Malattia che non è soltanto quella fisica, ma anche quella morale, anche quella psicologica, anche quella sociale. E l'evento che stiamo svolgendo, soprattutto questa mattina, con i bambini delle scuole, con la prevenzione, anche con lo studio e con delle riflessioni da parte dei relatori riguardanti delle tematiche importantissime, che sono quelle della droga, quelle del bullismo, quelle dell'alcolismo, possono aiutare i bambini, ma non solo gli insegnanti, ma anche tutti i fedeli del nostro comprensorio, a capire di aver cura dell'altro, come tema, come titolo di questa associazione, proprio Avrò cura di te, no? Il Signore ha avuto sempre cura dell'altro e ci chiede come cristiani di proiettarci verso l'altro e di aver cura dell'altro, ma di amarlo con cuore sincero. Anche le prevenzioni mediche hanno questa finalità, soprattutto per quelle fasce che sono più deboli, no? Quelle fasce, quelle famiglie che non riescono in questa situazione anche sociale, economica, a non spostarsi per andare a fare delle visite particolari, oppure non riescono a pagare, anche se noi come comunità cerchiamo sempre di dare un aiuto, una mano a ogni famiglia. Ma questo momento è un momento importante perché si dà voce a una realtà che è visibile, ha un'attenzione particolare verso l'alto, e quindi il Signore ci chiede questo. Non possiamo essere cristiani se realmente non abbiamo nel cuore e nella mente il bene dell'altro, quel bene che ci rende fratelli, che ci rende figli di Dio, ma che ci rende partecipi di una comunità che è viva. E quindi la comunità di Camerota sta vivendo una nuova ventata di freschezza, no? Grazie anche attraverso la comunione che noi sacerdoti stiamo vivendo in questa comunità, tra Lendiscosa, Marina, Licusati e Camerota. Un servizio presbiterale che rende unite le comunità come un cuor solo e un'anima sola. Quindi l'augurio che rivolgo
a tutti quanti, anche al nuovo presidente eletto, è quello di poter guardare sempre verso l'alto e di potersi inchinare verso le persone più bisognose e poter sempre testimoniare l'amore di Cristo. La presenza dell'istituzione, dell'amministrazione di Camerota in queste occasioni, che cosa significa, che cosa vuole dire e qual è il messaggio più importante di questa giornata? Beh, per quanto ci riguarda, la presenza testimonia innanzitutto un apprezzamento significativo verso l'impegno di uomini e donne della nostra comunità che mettono a disposizione le proprie competenze, le proprie esperienze professionali e umane per far sì che questo territorio faccia un passo e un salto in avanti importante sul tema della cultura. È inevitabile che quando si parla di prevenzione non parliamo soltanto di un fatto da analizzare dal punto di vista scientifico, ma parliamo soprattutto di una crescita complessiva sul piano culturale della nostra comunità. E quando si parla di prevenzione è un tema molto ampio, potremmo parlare non solo di prevenzione nel mondo sanitario, potremmo parlare di prevenzione nel mondo delle problematiche ambientali, potremmo parlare di prevenzione nel mondo dei problemi legati al rischio idrogeologico. In tutti i campi in cui si affronta questo tema, inevitabilmente a mio avviso quello della prevenzione rappresenta una sfida epocale, e quindi questa giornata è una giornata significativa perché è un momento di dialogo con la parte più giovane e quindi col futuro della nostra comunità, e l'auspicio è che possano sempre essere di più queste giornate. Ne parlavo poco fa proprio con un insegnante, si diceva che potremmo avviare un discorso legato ai cineforum, potremmo avviare un discorso legato ad attività di confronto sui temi che rappresentano inevitabilmente delle sfide per la società, e queste sfide noi non possiamo pensare di affrontarle senza coinvolgere i più giovani, i ragazzi, gli studenti. E in questo devo dire, e non mi stancherò mai di ripeterlo, la scuola sta facendo un lavoro straordinario, perché ogni qualvolta torno per rappresentare l'istituzione o per altri motivi nelle scuole trovo sempre un mondo davvero incredibile, fatto di tante iniziative, e questo non certo in un contesto di non difficoltà per gli insegnanti, per le strutture scolastiche. Quindi queste giornate dobbiamo cercare di incentivarle. Devo dire che le istituzioni, un po' per difficoltà, un po' perché siamo un poco sempre travolti dalle emergenze spicciole del quotidiano, fanno ancora troppo poco, e quindi un impegno può essere da prendere, potrebbe essere quello di sostenere e continuare a stare vicino a queste come altre iniziative.